300 atleti in acqua e 1200 presenze in gara alla piscina comunale di Umbertide. Sono questi i numeri del campionato regionale primaverile di nuoto di categoria organizzato dal Comitato Regionale Umbro della Federazione Italiana Nuoto. Abbiamo dovuto addirittura suddividere i campionati regionali invernali e primaverili in due fasi, una appunto per quelli di categoria giovanile e una per quella degli assoluti che ci saranno a marzo. Penso che il risultato sia molto positivo anche per il comune di Umbertide, perché questa nuova piscina inaugurata da poche settimane sta avendo un ottimo successo di gradimento da parte di tutti gli atleti, di tutte le società, e sarà, io penso, un punto di riferimento sempre più importante per il nuoto regionale. Le gare che si sono disputate nei nuovi impianti della piscina comunale di Umbertide hanno visto protagonisti giovani atleti dai 14 ai 19 anni, nuotatori e nuotatrici delle categorie ragazzi, juniores e cadetti senior di 15 fra le più importanti società di nuoto della regione. Penso per tutte le società un appuntamento più importante durante tutto l'inverno. Oggi scade anche, è l'ultimo giorno per tempi limite per campionati italiani di categoria, perciò è una giornata come ieri molto molto importante. Il campionato è stata anche un'occasione per promuovere questo sport a livello giovanile, come ha sottolineato lo stesso Alessandro Villaliri, assessore allo sport del comune di Umbertide. Voglio sinceramente ringraziare il presidente regionale della Federazione Italiana Nuoto, che si è relazionato molto bene con il direttore della nostra piscina, Alessandro Pascolini, nell'organizzare questo primo campionato regionale esordiente di nuoto in questa nostra struttura. Che veramente è un fiore, il fiore all'occhiello dell'impiantistica sportiva qui del nostro comune, una delle piscine credo migliori e più belle nella nostra regione. L'appuntamento di Umbertide anticipa poi le qualificazioni per il campionato regionale esordienti che si terranno il prossimo 13 marzo alla piscina comunale di Città di Castello e che si ripeteranno anche nei giorni del 10 aprile e dell'8 maggio.